questa bella rubrica promossa da Todomodo, ho scelto un libro che parla dell'importanza dei libri, un libro sul libro. Il suo autore è Massimo Recalcati, un pensatore contemporaneo brillante, che a me piace molto, è anche uno psicanalista, ma in questo caso è in veste di pensatore e di promotore del libro. Ed il testo si intitola Al libro aperto, una vita e i suoi libri. In questo testo l'autore parte da un assunto tristemente vero, secondo cui il libro al giorno d'oggi somiglia sempre di più ad un oggetto in via di estinzione, rischia di fatto l'estinzione, laddove invece andrebbe riconosciuto e restituito al libro quel suo valore universale e fondamentale che ha in termini proprio di formazione della vita delle persone. E il protagonista di questo testo è il libro e l'autore Recalcati lo tratteggia in modo molto originale secondo tre diverse forme. Gli dà tre diverse forme. La prima è quella del mare, il libro cioè come il mare. Il mare è aperto, anche il libro, per essere letto esige di essere aperto. E poi il mare sconfinato, dagli orizzonti appunto sconfinati, profondo, ricco di sorprese e di scoperte, come il libro. Quando in effetti ci tuffiamo in un libro, possiamo scoprire parti di noi che avevamo dimenticato o addirittura scoprire parti di noi che nemmeno conoscevamo. Altro elemento, il libro è come un corpo, è vivo, è pulsante, ha un suo odore, un suo sguardo, ha un'anima. E il rapporto, secondo l'autore, che nasce tra il libro ed il suo lettore è un rapporto erotico, in cui il libro è un corpo vivo e il suo lettore ne diventa l'amante, cioè se ne appassiona, se ne innamora. Terzo ed ultimo elemento, il libro è come un coltello, e cioè in grado di colpire, di incidere, di lasciare il segno. In effetti un libro degno di questo nome è capace di modellare le nostre vite, di orientare le nostre scelte politiche, religiose, culturali, amorose, delle nostre idealità e quant'altro. In grado la nostra vita dopo una lettura persino di cambiare definitivamente, cioè di svoltare. Una lettura può segnare la nostra vita anche nel senso di farci scegliere quella che sarà la nostra professione o farci scoprire la nostra più profonda vocazione. Quindi il messaggio che diventa di grande attualità e che veicola attraverso questo libro è quello di mettere da parte quegli strumenti virtuali della tecnologia, temporaneamente da parte, per carità, quali il computer, lo smartphone, il tablet, che stanno sempre più in maniera preponderante condizionando la nostra vita, allontanandoci gli uni dagli altri e sostituendosi in certi casi addirittura anche ai rapporti interpersonali e al libro, e di questi tempi lo abbiamo vissuto in maniera ancora più evidente, e quindi di riscoprire il valore del libro, correre in libreria, acquistare un bel libro, tuffarci in questo mare, abbracciare questo corpo, impugnare con tutte le cautele del caso questo coltello e dedicarci ad una lettura che effettivamente può essere in grado di cambiare la nostra vita o di influenzarla positivamente. Buona lettura quindi, evviva il libro, ed un saluto agli amici della redazione di Todomodo.